Ciao a tutti amici youtubers e bentornati dal vostro Gatorio Giorosso 94. Ultimamente sto leggendo nella sezione commenti dei miei ultimi video alcune domande che mi state rivolgendo sul mio essere tifoso della Roma. Alcune persone infatti mi stanno chiedendo: ma come mai tu, vivendo a Gubbio ed essendo nato a Gubbio, tifi così tanto la Roma e sei così appassionato della Roma, visto che, non l'hanno detto però io lo considero tra parentesi, non è una delle tre big del campionato, e cioè Juve, Milan e Inter, almeno storicamente parlando. E allora io ho deciso di fare questo video speciale per raccontarvi la mia nascita da tifoso giallorosso, cioè come io lo sono diventato e come si è evoluto il mio essere tifoso dagli inizi fino ai giorni d'oggi. Questo è un video che può essere però l'inizio di una nuova serie, questo però dipenderà da voi, quindi fatemi sapere nei commenti se voi volete che vi racconti anche qualche altro aneddoto sul mio tifo giallorosso. Quale partita per me è stata la più emozionante, la vittoria più bella, la sconfitta più dolorosa, cose che riguardano solo ed esclusivamente la mia opinione e non sono fatti di cronaca come può essere una tripletta di un giocatore, una grande vittoria, la vittoria con più gol in assoluto, eccetera eccetera. Queste sono semplici cose mie personali, e se volete saperle, se volete che io ve le racconti in dei video a parte che magari metterò nella rubrica Roma Marcord, fatemelo sapere qua sotto nei commenti, ovviamente scrivendomi cosa volete che io vi racconti. Detto questo, iniziamo subito. Voglio iniziare proprio dal principio. Come mai io, nato a Gubbio, nato in Umbria, sono tifoso così tanto, sono così appassionato della Roma? Semplicemente io ho il padre di mio padre, cioè mio nonno, che era e per fortuna è tuttora un grande tifoso della Roma. Stando con lui per diverso tempo, soprattutto quando ero più piccolo, ho iniziato a capire cosa volesse dire il calcio, cosa volesse dire le partite, cosa volesse dire appunto la Roma. Nel 2001, nella stagione 2000-2001, sono andato con il nonno e con tutta la famiglia a vedere la mia prima partita ufficiale allo Stadio Olimpico, precisamente Roma-Bari, terminata per 1-1. Mi ricordo che in quella partita piansi tantissimo quando il Bari segnò il gol del vantaggio, ma per fortuna riuscimmo a pareggiare con un rigore conquistato bene dal nostro capitano Totti, che già al tempo era una bandiera della squadra giallorossa. Io appena entrai nello stadio rimasi veramente folgorato dall'ambiente e dal calore che c'era in quel momento. Sembra quasi destino che io abbia dovuto conoscere la Roma in uno dei momenti più importanti della sua ultima storia recente, nell'anno appunto nella quale abbiamo vinto lo scudetto. Lo stadio era pieno, tanti cori, tante urla, tanto diciamo entusiasmo all'interno dello stadio che mi coinvolse completamente. Nonostante io avessi praticamente solo 6 anni, rimasi veramente colpito da questo ambiente e mi rimase veramente dentro. Poi la cosa bella è che la vidi insieme a tutta la mia famiglia e questo mi rese ancora più felice. Con l'andare avanti degli anni, con il passare dalle elementari alle medie e alle superiori, io ho notato che all'interno del mio paese, comunque nell'ambiente scolastico, ero considerato uno dei pochi. Che vuol dire? Perché nelle città generiche, se così si può dire, della nostra Italia, le tre squadre più tifate sono ovviamente Juve, Milan e Inter. Nelle elementari ero pieno di juventini, mentre invece nella classe delle scuole medie ero pieno di milanisti. Poi delle superiori in poi sono un po' svariati, però di romanisti ne ho contati veramente sulle dita di una mano. Penso che dalle elementari fino ad oggi ne ho conosciuti di Gubbio una quindicina, ma proprio a dire tanto, cioè per farvi capire che comunque Gubbio ha 30.000 persone e quindi 15 persone su 30.000 non è una media così elevata. Però questa cosa, se per alcuni versi mi ha un po' estraniato tra virgolette perché ero uno dei pochi a tifare questa squadra, dall'altra mi ha riempito di orgoglio. Diciamo che è stato proprio quella cosa in più che mi ha portato a continuare a tifare la squadra anche nei momenti più difficili, quando perdevamo 7-1 col Manchester, quando abbiamo fatto altre brutte figuracce, perché comunque la storia della Roma è tutto fuori che vincente. Io, nonostante le prese in giro, nonostante tutto, io ho sempre aumentato di più il mio tifo verso la squadra giallorossa. Poi nel 2007-2008 sono tornato allo stadio dopo 7 anni di distanza e rivedere di nuovo quell'ambiente ancora carico con la premiazione di Totti con la scarpa d'oro mi entusiasmò veramente tanto, e da quel momento io mi posso considerare un vero e proprio tifoso della Roma, perché prima la seguivo ma non così tanto, cioè seguivo un po' le vicende, seguivo un po' quello che succedeva, cioè sapevo quello che faceva, ma non mi interessavo a vedere tutte le partite, a sapere chi avevamo tutti quanti i giocatori in rosa, il calciomercato, le dichiarazioni, gli infortuni, eccetera eccetera. Tutt'altra cosa rispetto a come sono tuttora. Però io già dal 2007 in poi non mi sono mai perso una partita della Roma, almeno
se non per impegni veramente extra calcistici alla quale nessuno può togliersi, come potevano essere impegni di lavoro, compleanni, eccetera, eccetera. Però a parte quelle occasioni, io sono sempre riuscito a vedere ogni partita della Roma, appassionandomi anno dopo anno e diventando attualmente un grande tifoso. Per carità, io non sono perfetto e le persone accanto a me possono testimoniare per me, sapendo che io molto spesso vengo troppo condizionato dalla Roma, perché molto spesso quando la Roma perde mi rovino un po' le serate, non riesco più a recuperare il buon umore o comunque non lo riesco mai a recuperare completamente, mi sento sempre un po' giù, e al contrario quando la Roma vince vedo tutto quanto roseo, vedo tutto quanto felice. Questa è una cosa che però non può succedere, perché se appunto la squadra va male tu non puoi rovinarti l'intera giornata e rovinare la giornata alle persone a te accanto soltanto perché la tua squadra ha perso. Secondo me ci deve essere una via di mezzo che ti deve portare sia a portare tanta felicità quando la squadra vince, ma anche a non provare così tanto dolore quando la squadra perde. Però io purtroppo attualmente non riesco a trovare la via di mezzo e mi considero ancora un tifoso che vive veramente tanto la propria squadra, anche se non è di quella città. Io le poche volte che sono andato a Roma, e questa è una, diciamo, una piccola curiosità che volevo dirvi inerente a me, ogni volta che sono andato a Roma mi sono sempre sentito felice, perché ero quello che non ero nella mia città, perché nella mia città, come vi ho appena detto, ero uno dei pochi. A Roma, in quello stadio, tutti avevano la mia passione, tutti potevano tifare Roma. Per me, nelle prime occasioni che ci sono stato, era una cosa sensazionale, perché poter vedere migliaia e migliaia di persone che esultavano al tuo stesso momento, che esultavano allo stesso momento a un gol della tua Roma, quando in realtà, quando eri qua, eri uno dei pochi a poterlo fare, mi ha veramente fatto emozionare tantissimo, perché ho capito che la Roma non è sola, perché ho visto veramente che c'è grande passione attorno alla nostra squadra. Anche nei momenti più difficili ho visto sempre grande passione, e io stesso posso dirvi di essere orgoglioso di aver continuato a tifare Roma da quel Roma-Bari 1-1 fino all'ultimo Benevento-Roma 0-4. È sempre stato un percorso in crescendo, un percorso difficile perché, come ho appena detto, ci sono stati tanti momenti negativi nella nostra storia e purtroppo me ne sono dovuti sorbire tutti, se così si può dire. Però nonostante questo non ho mai negato la mia passione per la squadra, non ho mai negato il mio amore verso questa squadra, e sono sicuro che presto, prima o poi, riusciremo a toglierci tante altre belle soddisfazioni. Spero di avervi risposto bene alla domanda perché sei di Gubbio ma tifi comunque Roma, e per quelli che mi hanno chiesto se tifo Perugia o Ternana, io non tifo nessuna delle due, io tifo Gubbio come mia seconda squadra perché è la squadra della mia città. Però se volete che io vi racconti come gestisco il tifo di queste due squadre, fatemelo sapere con tanti mi piace e scrivetemi nei commenti che appunto volete un video su questo argomento come prossimo puntata di questa nuova rubrica incentrata su Roma Marcord e incentrata più che altro sul mio essere tifoso, dei video completamente personali che spero vi possano avvicinare comunque a me, che sarebbe per me molto importante per la crescita del canale mia e del rapporto tra me e appunto voi. Fatemi sapere nei commenti voi cosa ne pensate di questo piccolo video speciale che ho voluto portarvi quest'oggi. Ci vediamo presto per un altro video, un saluto e sempre comunque forza Roma. Ciao ragazzi.